Buon salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video con il qui presente ragazzo. Allora, vedrete ovviamente nel suo canale il Canale. suo medesimo video, fatto in maniera differente. Praticamente parliamo adesso, mentre mangio le gallette sempre, parliamo, cioè recensiamo due film che abbiamo visto che praticamente sono Horror, serie, serie, no, saga, una serie di saga di due saga film di due film. di Ouija. Ouija. Ouija, la tavola Ouija, sì. Ci eravamo ripromessi di non guardarlo, ma grazie Veronica, grazie. Grazie. Ti ho detto di guardare il primo, che tanto l'aveva visto il cinema, che era una cazzata, quindi si poteva vedere. Infatti è vero. Però l'abbiamo visto sia il primo che il secondo, che il secondo Ouija, Le origini del male. Allora, il secondo, diciamo che, secondo me ci hanno marciato un po' sopra. Nel senso Tanto. che il primo, secondo me, è molto blando. Nel senso che non c'è, a parte di qualche jumpscare, non c'è grandi effetti. Il secondo un po' di più. Però parliamo di comunque anni più avanti, quindi secondo me il primo non ha fatto molto successo, ci hanno marciato Molto sopra col secondo. molto probabile. Il primo praticamente parla semplicemente di una storia di due migliori amiche, sì, da piccole, che giocano con questa tavoletta. Posso giocare con le Barbie, giochiamo con la tavola Ouija a chiamare gli Giusto. E il spiriti. bello è che la bambina, l'altra bambina, ha detto: è solo un gioco. E continuano a dirlo, È tutto il film. comunque. Le regole basilari sono: non giocare mai da sola, salutare Salutare. sempre lo spirito, fare un giro di peltro per ogni partecipante, non interrompere mai la catena e Dire dire una frase del una cazzo, tipo frase. che sono amici, vengono gli amici, bla bla bla. E non giocare mai in un cimitero, che per cimitero si intende non cimitero, ma le in un luogo dove sono morte delle persone. Che Quindi tu ergo, non potrete giocare da nessuna parte, perché tu non non puoi puoi sapere sapere. se qualcuno lì c'è morto o meno. Infatti. Quindi, siccome questa è una regola molto studia, quindi praticamente o vai in una chiesa, però sono morta anche lì, non penso che sia schiattata in chiesa, cioè non esiste un posto al mondo dove una persona non sia morta, perché con tutte le guerre che sono Successo. succedute, scusatemi la mia dislessia, non so se sia giusto, con tutte le guerre che ci sono state negli anni, sicuramente uno sarà morto anche vicino al mio marciapiede, quindi non Beh, posso farlo nemmeno anche. nel mio marciapiede di casa, e te lasciamo questa regola. Ecco. Andiamo avanti. La casa ovviamente è molto figa nel primo, uguale nel secondo, perché il secondo non è il sequel, è Le origini del male, quindi Quindi racconta la storia. Esatto. la storia prima di quello che successe. La trama è molto semplice. Tanto semplice. Parla di queste due migliori amiche che giocano con la tavola, passano gli anni, una delle due diventa strana e Molto. continua a giocare con questa tavoletta da sola, parlando. Parlando con qualcuno, parlando. Perché lei aveva perso il padre, quello che ho capito io. Cercava di praticamente evocarlo, secondo me. Sicuro. Peccato che poi lei muore in circostanze misteriose, impiccata in malo modo, che poi non vi facciamo tanto più di spoiler. È molto. Guardatelo. Guardatelo Si perché. impicca. Non di sua spontanea volontà, secondo No. me. Comunque, e niente, l'amica suda subito a non ci credere al suicidio. È che era comunque contenta, hanno scelto il college, tutto, eleva il ragazzo. Era una E vita il felice. ragazzo e l'amica notano che li avevano allontanati. Li aveva allontanato queste persone perché sapeva che c'era qualcosa che non andava. Cosa fanno loro? Giustamente usiamo la tavola Ouija per contattare l'amica. Perché Per contattare. sono intelligenti, Molto intelligente. Sti film tantissimo. poi sono E da tutti lì è intelligenti. nasciuto il puttanaio. Ora, non vi raccontiamo come succede, ma comunque ha nasciuto un puttanaio. Non evocano lei, ovviamente. Cioè, c'è anche lei poi. Vabbè. C'è anche l'amica morta. Cioè, Però tutto quello che diciamo evocano. che si muovono sedie, si muovono cose. Io che comunque gli effetti sono, non dico scadenti, però sono jumpscare tranquilli. Sì, no. Il sequel, che non è un sequel, è Le origini del È male, è meno legge. tranquillo. La Molto Dyson ha sponsorizzato quel film, ve lo dico io, voi meno. capite perché. Poi lo E anche capirete. la mummia. Vabbè, un po' tutti i film si camminano così, horror. Non mi educo anche la bocca. Comunque, non facciamo spoiler. Va Comunque, bene, i film diciamo horror. che la cosa che mi è piaciuta moltissimo del secondo è che, a parte che la casa è la stessa, È la stessa identica, cambia solo però, qualcosina, ma è beh, perché identica. Vabbè, sono tipo forse non so quanti anni indietro nel tempo. mi sembra che quello che abbiamo visto era del 67, Amore, c'è scritto. no, quello è Cioè, l'anno in cui lo l'anno girano. del giro. Basta vedere quanti anni ha la sorella. Se la Vabbè, sorella, praticamente giusto. c'è un personaggio che c'è sia nel primo che nel secondo. Nel primo avrà una quarantina d'anni, nel secondo ne ha
15 adolescente. Quindi sono 30 anni di differenza più o meno, ecco. 30 anni prima, anche questo buttanaio, cosa succede? Parla praticamente che ci sono delle amiche adolescenti che praticamente fanno una seduta spiritica di nascosto, così per giocare, sono in gioco, la solita scusa. Il problema è che una di queste ragazze è figlia di una che si spaccia per essere una maga, una specie di chiromante, ma in realtà è una balla. Lei e le due figlie fanno dei giochi stupidi con le candele per guadagnarsi a vivere perché il padre è morto. Ovviamente. Che tra l'altro, non so per quale motivo, la morte del padre viene nascosta alla figlia più piccola perché non vuole farla stare male perché è stato investito da un ubriacone. Sì. Da un pirata della strada. Cosa succede? Praticamente, per incrementare, diciamo, le entrate che stanno per essere sfrattati da questa casa... Una delle figlie gli ha detto... Prendi la tavola Ouija, tanto su un gioco, infatti la vendono come souvenir, come se fosse un cazzo. Una cosa tranquilla. Cosa se... Un libro. Ok. La madre cerca di provarlo, lì la figlia più piccola inizia a essere scema. Sì, infatti. Inizia lì da lì a essere strano. Comunque, sta di fatto che la bambina piccola si scopre che lei è tipo una specie di canale per gli spiriti. Canalizzare, hashtag canalizzare. Però la cosa... sempre canalizzare. Chi ha visto il film capirà cosa è canalizzare. E non potete vedere tipo con la bambina. Comunque... tutto sta di fatto che tutto è incentrato su questa bambina. Alla fine, noi dopo un po' che ho sentito i nomi, Raymond si ricolloca che quella famiglia è la famiglia che infesta nel primo. Sì. Cioè almeno due di loro, perché una di loro rimane e resta viva, più o meno. Diciamo sì, che poi alla fine, se tu vai a vedere poi tutti e due i film... No, infatti il secondo mi è piaciuto... Nel secondo mi è piaciuto molto di più perché... riempie i buchi di trama del primo, perché quello il primo è... dicevano che la madre era cattiva, che la bambina era buona, cioè tutto il contrario. Sì, tutto l'incontrario. E poi tra l'altro, che già si capiva nel primo, ma nel secondo viene poi fatta capire proprio la storia. Sì. Praticamente la sorella era una grande stronza, perché nel primo si è inventata delle bagianate allucinanti sulla madre che non era vera. Infatti. Così capisce perché. No, ma poi si capisce. Poi quando secondo si capisce tutte, due, secondo... si capisce subito. Ovviamente guardi sempre Ouija e poi gli origini del male, perché secondo me ci sta così nell'ordine. Sì. Poi tra l'altro io ho capito che era la casa quella del lampadario, cioè il lampadario identico, sì, si è piccata. Io per esempio mi chiedo, e chi mettiamo si compra quella casa dopo aver fatto quei film? Che si... Ma saranno case sceniche? No, alcune case non sono proprio sceniche, tipo delle streghe. E non è scenica, quella te la puoi comprare. Ma io me la comprerei, quella è bella. È bella quella lì. No, ma comunque è un bel film. Il secondo è molto più bello. Sì, no, anche per gli effetti speciali. Tutto lui che si spaventava. Io mi sono spaventato più o meno alla fine. Quasi alla fine del film. No, beh. Ci sono delle parti... Comunque la bambina ha una faccia molto simpatica. Molto. Ve la consigliamo. E la aspira poi. No, diciamo che allora, a me è piaciuto proprio il fatto che sono stati i brividi del collegamento storico, no, con il primo, quello è veramente quello bellissimo. È cioè, potevano fare che alla fine potevano arrivare nel secondo. Con 30 anni di differenza, amore. No, lo so, quello sì. Però c'è la fine si capisce. Sì, si capisce molto. Si capisce. Bellissima. Non facciamo spoiler. Non facciamo spoiler. Però diciamo che la fine è un po' inquietante. La fine è molto inquietante, perché si capiscono però molte cose. Si capisce molto del primo. Molte. Noi ve lo consigliamo così. Allora, come votazione, come mi hai fatto nel tuo video... 8, sempre 8. E quanto gli ha dato? 8. 8. Secondo 8 e mezzo. Secondo me è piaciuto di più, ripeto, perché non so per la storia, ma perché mi è piaciuto molto come hanno spiegato tutto. E poi tra l'altro proprio da partire dal fatto che tu te lo immagini in un modo, la storia, come ti è stata raccontata nel primo, non è così la storia. Cioè, in alcune cose coincidono, in altre no. Perché loro dicevano che là, un piccolo spoiler facciamo, tanto il mio facciamo sempre spoiler. Infatti. Un piccolo spoiler. Nel primo dicevano che la madre era cattiva, infatti, che era una medium potentissima. In verità questa guerraccia non è niente. No, perché quando hanno fatto poi la tavola Ouija, hanno detto, la ragazzina aveva detto, arriva la madre. Nel primo. Quindi si pensa che la madre era cattiva. Ma poi racconta anche la storia, perché una delle due sorelline... è ancora viva,
stata ricoverata per un reparto psichiatrico. Sì, quello anche. Perché è successo tutto un casino. Sì. Che non ho ancora ben capito che è finita là. Perché poi nel secondo non si capisce benissimo perché l'hanno rinchiusa là. Perché da quello che ho capito lei dava sempre risposte vaghe e la sorella non è mai stata ritrovata. No, per la sorella è ancora vivo tutti. Eh? Erano tutti vivi ancora. No, no, la, appunto... Veniva... Lei diceva... No, ma nel, lei... No, perché lei diceva una cosa, ma in realtà non si rendeva conto di aver fatto quello che aveva fatto. Infatti. Poi... Però il corpo della sorellina non è mai stato trovato, quindi non sapevano se era morta, se era viva. E quindi è finito questo riparto psichiatrico perché non era molto a posto il cervello. Beh... E quindi rispetto al primo si capiscono tante cose. Anche se il buco di tra il, la differenza di trama sta proprio nella madre. Che la madre si pensa in primo sia cattiva, sia una medium, che sia lei, quella per la persona che si è inventata, non era lei. Lei è l'unica persona poverina che voleva salvare le figlie. È molto probabile per quello che voleva salvare. Voleva salvare la famiglia che era lì. Che alla fine poi non... Però hanno spacciato la madre per una cattiva, invece invece era la figlia. Anche le figlie. Io spero che ce ne sarà un altro, per capire anche... Potrebbero spiegare la storia della del male, perché nelle origini del male c'è la storia del perché il Satavola è così, è il degli spiriti, perché sì, all'epoca dei tedeschi, un tedesco ha fatto degli esperimenti sì. su alcuni pazienti, li ha tutti seppelliti in casa. Questa è una cosa proprio... Scontare, da brido. Da brido. E c'è questa camera segreta in tutti e due i film. Che praticamente lui non stava nel primo l'avesse creata questa, questa madre. Invece questa madre ha fatto un cazzo, mia poverina. Infatti. Questa camera esisteva già, e quella, la casa era un cimitero. Che all'epoca dei tedeschi, questo tipo, faceva gli esperimenti. E poi lasciava tutti dentro questa specie di botola. Era una stanza nascosta dentro una botola, una specie di grata. E dentro c'è una stanza dove c'è gli esperimenti. E qui c'erano tanti teschi dentro i muri. Ho dovuto fare le origini del male. E questo qua veniva chiamato il dottore del diavolo. Potrebbero fare Ouija, il dottore del diavolo, tipo. Oppure le origini del male, il dottore del diavolo. Chiamo una petizione. Ouija 3. Ouija 3. Il dottore del... Poi, il dottore... Ouija 3. Cos'è? Il dottore del diavolo. Del diavolo. Il dottore del diavolo. Lo chiamavamo così. Guarda, è un bel film, dai, un bel film. No, io vi consiglio come genere horror se vi piacciono. Il primo è più tranquillo, secondo me no. Ci toccherà fare poi, quando riusciamo a vedere, la serie di Annabelle. Abbiamo visto quasi tutti. Quasi tutti, ci manca solo The Nun, The Nun e The Conjuring 2. Sì, perché purtroppo sono collegati. Sì, abbiamo visto anche la Llorona, perché molti ce lo chiedono, abbiamo visto tutti. Tutti li abbiamo visti. Sì. Ci manca una è blo pesantuccio no, alcune, per alcune fasi. A me più The Conjuring. In Annabelle anche lì ti si alzano i peli. Quando vedi che ci sono dei collegamenti tra altri film. Quello anche. E in un pezzo c'è anche The Nun, per quello dobbiamo vedercelo. Sì. Purtroppo sì. E glielo ho detto io a lei. Ci tocca. Io non l'avevo notato invece. Non facciamo spoiler dei film. Comunque. Niente, se vi siete dati fino alla fine fate hashtag io amo, odio gli horror e niente, hashtag le gallette. Hashtag spirapolvere. Ad Aidon. Ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima. Noi vi salutiamo. Lasciate like, condividete il video. Non vi disiscrivete, se non vengo a cercare a casa e vi mando la tavola Ouija. Io vi mando Gianni. Gianni. Paura. Noi andiamo a The Nun, Nightmare, tutti. Tutti. Sappiamo. Ciao. Alla prossima. Alla prossima.